Ok, quindi siamo live su Facebook. Voi siete? Il team Random, composto da Alessia Budini, Camilla Campolugo e Giada Casagrande. Ok, allora, tutte studentesse di? Ingegneria Biomedica al secondo anno. Ok, cosa ci mostrate? Allora, il nostro progetto si chiama Monitoro ed è un dispositivo che dovrebbe essere wearable e quindi a mo' di tutina per il neonato, un body, che contiene dei sensori per monitorare lo stato di sonno del bambino. Quindi il nostro scopo è quello di rilevare i vari movimenti o il respiro, quindi soprattutto per gli stati di epilessia o per apnea, quindi mancato respiro. E il nostro scopo, quindi, ci siamo divise il lavoro concentrandoci su più diversi sensori utilizzati per i due diversi stati di malattia, e abbiamo utilizzato un accelerometro per gli eventi epilettici e anche due microfoni da posizionare sul petto del neonato per invece rilevare e risentire il respiro. Finora siamo riusciti a programmare l'accelerometro e quindi muovendo l'accelerometro verificare quando l'accelerazione della mano è veloce, dire stato epilettico, invece quando il movimento è lento non è stato epilettico. E invece adesso stiamo finendo la parte invece dello stato di apnea, quindi da mancato meno. Volete farci vedere qualcosa? Quello dello stato epilettico. Allora ragazzi, io sto... Allora, prendo il codice. Vai. Da qua, il consensore fermo viene stampato a video, agitando invece l'accelerometro compare lo stato di epilessia. Se questo perdura per molto tempo, Allora, comparire appunto anche la setta a parte, da qui poi dovranno riuscire ad inviare poi un segnale acustico per avvertire la madre, ovviamente il bambino si trova in uno stato di pericolo. Perfetto, va bene. Grazie, adesso mettiamo in pausa e ci spostiamo poi al secondo gruppo. Grazie tante, buon lavoro. Grazie.